che se lei è venuta... Ma certo dovresti ricambiare. È una ragazza così buona. Tu lo sai che era gelosa di Tony e di me. E perché era gelosa? Che cosa ha visto o sentito? Niente, ma che cosa pensi? Beh, allora perché era gelosa? Perché io mi ero trasferita in casa di Rosa. E così lei ha pensato che vivendo sotto lo stesso tetto io avrei visto tutti i giorni Tony e che da questo poteva sorgere qualche simpatia. E non è sorta? Una simpatia c'è stata, ma non era amore. E ne sei sicura? Non hai visto che sono tornata a casa? Potresti anche essere tornata per una delusione. A quanto pare ti sei rimesso a pensare sciocchezze. Tu somigli a Rita. Né Rita né io siamo dei visionari, se non sbaglio. Lei si è sposata con il ragazzo che amava. E che cosa vuoi dire con questo? Che quando ti sposerai potrai sentirti al sicuro. Tu hai una vera passione per i messaggi subliminali. Non è niente del genere. Penso che un bel giorno ci sposeremo anche noi. Ho già detto quello che avevo da dire in questo senso. Ne ho parlato con tuo padre. Ma adesso perché... Non mi offendo, detesto la mancanza di fiducia. Non ho mai dubitato di te. Ma se mi hai appena detto che se solo ti sposo potrò sentirmi al sicuro. Io non ho detto che ti sposerai. Io ho detto quando. Capisci ora? Quando? Fa lo stesso. Non fa lo stesso. Il guaio è che tu sei solo un immaturo e soffri di un complesso di inferiorità. Beba. E a me non piacciono gli uomini che hanno delle visioni. Mi piacciono quelli forti, sicuri di sé. Quelli sono veri uomini che sanno che cosa vogliono. Ha bisogno di un asciugamano, dottoressa, o dell'alcol? No, 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 grazie, no. Io devo soltanto parlare con la signora. Mi chiami Rita. Ah, così va meglio. È un po' strano chiamare signora una ragazza così giovane. Faccio entrare? Sì, sì, certo. Prego. Come l'ha trovata? Molto bene, non è vero? Certo, ve l'avevo detto che vi preoccupavate inutilmente. Ma sei anche svenuta? Beh, una cosa da niente. Non è vero, papà? L'ultima parola aspetta la dottoressa Bernacchi. In fondo il tuo problema rientra nel suo campo. Immagini la paura che ha avuto se ha deciso di chiedere la sua consulenza. Questo non vuol dire niente. Lo ha fatto per avere una conferma. Sai, al giorno d'oggi noi medici siamo sempre più specializzati. Se io avessi un paziente malato di cuore, ricorrerei al dottore. È vero che sto aspettando un figlio? E questo noi non possiamo ancora saperlo. Che bello sarebbe se fosse vero. La tensione nervosa a cui è stata sottoposta doveva per forza causare delle conseguenze. Ricorda quanto ha sofferto quella ragazza? Sì. E adesso che la tensione si è allentata? Io pensavo che stessi studiando legge e non medicina. Sai, con la medicina psicosomatica ci sentiamo tutti in diritto di parlare. Che cosa significa esattamente? L'influenza della mente sul corpo. Sì, è proprio così. E spesso non c'è malattia, ma solo uno stato emotivo. Il problema riguarda la persona, più esattamente il suo stato d'animo. Ad ogni modo, Rita sembrava così contenta negli ultimi giorni. Malgrado ciò, io credo che soffra molto del problema con la madre. Non mi sembrava dispiaciuta per questo. Beh, lei non verrà mai a dirlo a te. Ma io vedo che ride e scherza tutto il giorno e non fa che fare progetti per andare a ballare. È già finita la visita? No, la dottoressa sta ancora parlando con lei. Ah, come stai, Esteban? Bene, Margherita, grazie. E tu come stai? Io sono preoccupata per Rita. Dai, per come lo dici sembra che invece di aspettare un figlio lo abbia perso. No, non dirlo neanche. Che cosa stai dicendo, Teresa? Oh, ma guardi che roba. Non ci sono dubbi che siano sorelle. Tutte e due superstiziose. A me piacciono, e a te no? No. Comunque quello che ho detto non cambierà certo le cose. Ma non bisogna chiamare la disgrazia. Margherita ha ragione, Teresa. Per me si stanno perdendo in un bicchiere d'acqua. Se ogni volta che una donna sviene tutti si spaventassero. E perché dici che si sono spaventati? Perché il padre ha chiamato uno specialista. Ma quando? Oggi. Era su con Rita quando ho staccato. Perché non hai aspettato per sapere che cosa hanno detto? Ma come perché? Io dovevo ritornare per la cena. E tua zia che cosa fa? Le pulizie di tutta la casa, ti sembra poco?
E poi io lo faccio anche per Giuseppe. A lui piace la mia cucina. Sì, ma tu lo hai abituato male. Si può darsi. È così da quando siamo sposati, sai. E quindi conosco tutti i suoi gusti. Ah, in quanto alla cucina non c'è niente di meglio di quella italiana. Se non sbaglio, Pierina mi ha detto che tua zia è italiana. Sì, ma lei non sa cucinare. Tu che cosa credi, che tutti gli italiani sappiano cucinare? Ma io comunque non conosco nessuna italiana che non sappia cucinare. Ah, ora ne conosci una, mia zia. Ah, ma a me qualcuno ha detto che sa preparare certi ravioli. Ah, lei li prepara. Ma poi il sugo? Il sugo lo faccio io. Ma come mai abbiamo iniziato questa discussione sulla cucina? Perché sono tornata per la cena. Ma ricordati di quello che ho detto, La dottoressa dirà la stessa cosa che t'ho detto io. Quando una donna sta aspettando un figlio, presto o tardi finisce sempre per svenire. Che cosa può dirci, dottoressa? Ecco, la penso come il dottor Saavedra. Credo sia ancora presto per dare un responso. Abbiamo bisogno di altri elementi per valutare le analisi di cui le ha già parlato e altri esami successivi. Quello che più mi preoccupa è lo stato di denutrizione in cui ho trovato la ragazza. Che cosa succede? Non mangia per mantenere la linea? No, vede, Rita ha passato dei momenti molto difficili. I ragazzi si sono sposati da poco, dottoressa. Appena un paio di mesi fa. Ah. E la madre di Rita si è opposta al loro matrimonio. La madre? Sì, mia moglie. Ecco, noi siamo stati tutti decisamente contrari all'inizio. Tutti. Il dottore e me compresi. C'erano delle inimicizie in famiglia che hanno reso difficile la relazione tra i ragazzi. Rita voleva sposarsi a tutti i costi. Ed è scappata di casa. Sì, si è rifugiata in casa dei miei fratelli in campagna. E la tensione lì è arrivata al massimo. Io avevo anche sporto denuncia. Lei sapeva che la cercavano. Uh-huh. Adesso capisco. Lei pensa che lo stato in cui si trova ora possa essere una conseguenza di tutto questo? In gran parte sì. E questo potrebbe influire sulla sua gravidanza, se davvero aspetta un figlio? Io preferisco pensare alla madre per ora, senza trascurare la sua creatura, naturalmente. È mio dovere vegliare su entrambi. Ti rendi conto di che cosa significa? Stiamo per avere un figlio. Te ne rendi conto? È una bella notizia per te. Naturalmente. Un figlio tuo e mio. Sì, ma non ce l'hanno ancora confermato. Tuo padre pensa di sì. Per questo ho portato qui una ginecologa. Margherita ha già iniziato a fare le scarpe. Sì, l'ho vista. Hai paura? No, affatto. Andrà tutto bene. Noi ce la faremo sempre nella vita, io lo so. Sei coraggiosa. Una donna è sempre felice di poter diventare madre. Nasce così. E quindi la natura sa bene come proteggerla. La natura e anche il padre. Lui ha cercato la specialista più nota. Per questo volevo che tu lo trovassi. E fino a quando resterò sotto le sue cure io non avrò paura di niente. So che avrò la migliore assistenza che possa esistere al mondo. Quanta fiducia. Adesso non farei geloso. Geloso di tuo padre? Lui è un medico molto responsabile. Sì, è un padre modello. Se tua madre può fare da madre a tutti e due, papà potrebbe essere il nostro padre. Oh, già, Esteban. Sì? Roberta, come stai? È rimasto solo, maestro. Sì. Sì, Rosa è salita con Caride in camera di Rita. Lui voleva farle una visita. E perché? Beh, lui dice per sentirsi più tranquillo. Certo, anche lui è un medico. A volte noi ce ne dimentichiamo, no? Sì, sì, hai ragione. Non vuole niente, maestro?
Un caffè, un liquore? No, grazie Teresa, non appena scenderanno me ne andrò. Perché vuole lasciare Rosa da sola con Roberto? Io non lo sopporto, Caridia. Beh, ma in questo caso dovrebbe andarsene lui, non lei. Sì, ma lui ora ha trovato una buona scusa per venire qui più spesso. La malattia di Rita. Ma non è lui che la cura, e quindi... Mm. Non sei rimasta ad assistere alla visita? C'è Tony su con lui. Ah. Volete che vi serva qualcosa? Io vorrei un caffè, Teresa. Anche lei, ma... No, io no, grazie, me ne vado. Perché vuoi andare via? Tu non lo sai? Io non ho niente da dividere con lui e Esteban, non l'ho chiamato. No, certo, ma il mio non era un rimprovero. Vorrei soltanto che... Ecco, è meglio che tu lo riceva da sola. Sbaglio, in altre occasioni hai detto che era meglio che tu fossi presente. Sì, questo vale per altre persone, come per esempio il dottor Hidalgo, ma non per Caride. Forse il primo un giorno smetterà di venire, ma Caride non abbandonerà mai la partita. A domani, Rosa. Va bene, Esteban. A domani. Come l'hai trovata, Roberto? Debole. Sì, l'ha detto anche la dottoressa. Ma questo si può rimediare, non è vero? Mm-hmm. E secondo te, aspetta un figlio? Sì. Te ne rendi conto? Un nipote. Un nipote, sì. Un nipote tuo e mio. Sì. È che la vita ci è sfuggita di mano. Mi viene da sorridere al pensiero che diventerai nonna. Chiunque potrebbe diventarlo a 30 anni. E io ne ho più di 30. Questo lo so. Neanche tu hai ancora l'aspetto di un nonno. Sei sempre un bell'uomo. Grazie. È probabile che in passato lo pensavi. Ah sì, adesso ti sto mentendo. Adesso non ne avresti il minimo interesse. O pensi che non lo sapessi? Ormai quanti anni sono che mi respingi? E per quanti anni tu mi hai dimenticata? No. Non ti ho mai dimenticata e non mi dire che ho sposato un'altra, perché questo lo so. Quando pensi di risposarti? Molto presto. Con Laura? Sì, con Laura. E che cosa intendi per presto? Prima della fine dell'anno. Ti sorprende? Non posso negarlo. E che cosa ti sorprende? Che mi sposi? Che cosa stai cercando? Che per reazione io ti dica la data del mio matrimonio? Capisco la tua domanda, ma non era questa la mia intenzione. Tu mi hai chiesto quando mi sarei risposato e io te l'ho detto. E perché tanta fretta? Sono passati 15 anni dalla morte di Angelica. E da quanto tempo conosci Laura? Da qualche mese. Tutto qui. Noi ormai ci siamo abituati ad aspettare a lungo l'amore. Ma non era così quando tu ed io ci siamo conosciuti. Noi non abbiamo aspettato. Suppongo che ti sposerai con Esteban. È probabile. Quando?
Non lo so. E così ti sposerai a fine anno? Lo dici come se non ci credessi. In un certo senso è così. Perché, Rosa? Cosa avrei dovuto fare? Aspettarti tutta la vita? Io non ti ho mai chiesto di aspettarmi. Neanche Esteban, e come vedi sono più di 20 anni che ti aspetta. Esteban mi ama. E io no. Tu mi hai appena detto che hai deciso di risposarti. E questo cosa c'entra? Ormai sono abituato ad amarti e a sposare un'altra. Ma senti che sciocchezze. Tu non cambierai mai, Roberto. E mi mentirai fino all'ultimo momento. No, Rosa. Io non mento. Né con te né con Laura. A tutte e due ho detto la verità. E la verità è che ti amo. Tu l'hai detto anche a Laura. Che crudeltà. Lei sia contenta di quello che le posso offrire. E che cos'altro potrebbe fare? Respingermi come te. Ma lei ti amerà. Sì, è vero. Lei sì, e tu no. Sei un egoista senza rimedio. È che non mi piace stare solo. Ma ti rendi conto dell'enorme rischio che puoi correre sposandoti di nuovo senza amore? Rischio? Perché? Un giorno potresti innamorarti di un'altra e allora come la metteresti con Laura? No, questo è impossibile, non potrebbe mai accadere. Perché ne sei così sicuro? Perché fin da ragazzo sono stato innamorato della stessa donna. L'hai fatta soffrire molto pur avendola amata tanto. Ma l'amavo. E l'amo ancora. Io non ti capisco, Roberto. Il tuo comportamento è davvero strano. È la vita che è strana. Io non potrei mai sposarmi con un uomo amandone un altro. Non riuscirai mai a convincermi. Anche tu appartieni alla razza di Ines. Il rancore innanzitutto. Non è certo un complimento. Oh, no. È la verità. Tu vivi nel rancore perché io ho sposato Angelica. È questo che ti impedisce di tornare da me. Io invece la metterei in un altro modo. Il rancore ha ucciso l'amore che nutrivo per te. Quello non è mai morto. Ti starei mentendo. Sei tu che non lo fai venire fuori, con la stessa volontà con cui hai affrontato la vita. Hai deciso di soffocare tutti i tuoi sentimenti. Esteban, allora rappresenterebbe la mia Laura. No. In realtà quello che provi per Esteban è gratitudine per la sua dedizione. Guarda che ti sbagli. Non riuscirai mai a convincermi. Io non voglio convincerti, Roberto. Ognuno per la sua strada. Prima della fine dell'anno, Rosa. Me l'hai già detto. Non vuoi fermarmi? Me l'hai detto per questo? Te l'ho detto perché credo che tu debba conoscere i miei progetti per decidere in merito. Decidere cosa? Chi di noi due sarà il compagno della tua vita? Esteban o io? Questo l'ho già deciso. Non è vero. Il tempo finirà per dimostrartelo. E io continuerò ad aspettarti. C'è nessuno? Sei in casa, Pierina? Ah, sei tu, Mia. Ciao. E come stai? Puoi immaginare perché sono venuta. Se stai cercando Beba, qui non c'è. No, Beba è con suo padre, stanno ancora cenando. Io voglio parlare con Esteban. Non è in casa. Ma guarda, quando va a casa di Rosa ci passa sempre delle ore, eh? Grazie al cielo.
Anche se oggi credo che lei non sia in vena di chiacchierare. Lo dico per quello che sta succedendo a Rita. Ah, ma in questa famiglia siete tutti troppo apprensivi. Ma che è successo a Rita? Sta aspettando un figlio. E allora, dov'è il guaio? Ecco, questo è vero, perché quando ero incinta anche a me è capitato di sentirmi male. E a te no? Eh sì, certo. Io non voglio neanche ricordare tutto quello che ho passato. È inutile che ti racconti tutte le volte che ho avuto la nausea, ma è anche un fatto naturale. Il fatto è che quella poveretta è un po' spaventata perché è molto giovane, è quasi una bambina. Ma Rosa aveva soltanto 3 anni più di lei quando ha avuto Tom. Ma Rosa è una donna coraggiosa. Per questo si è fatta da sola, non è vero? Sì, questo è certo. Bene, Esteban di sicuro tornerà con delle novità e quindi io lo aspetterò. Un mate, Esteban. Oh, sì, grazie, Bianca. Pensavo che non ne avesse voglia, sa, a quest'ora. A qualsiasi ora un mate per me è l'ideale. Come sta la ragazza? È sempre uguale. È una famiglia numerosa e forse si preoccupano troppo. No, è una famiglia normale, sono molto uniti. Non hai visto Rosa? No. Ecco, a lei sembra opportuno che ci vada adesso. No, Bianca, no. Anche la signora Pierina mi ha detto di aspettare. Sì, forse sarà meglio. La nuora di Rosa è veramente malata o è solo un malessere passeggero? Non lo so. Al giorno d'oggi la medicina fa veramente miracoli. A te sembra? La scienza ha fatto tanti progressi. No, lo dico per tirarla su. Mi scusi, ma non la posso vedere con quella faccia. Ah, davvero? Che cosa ha la mia faccia? Esprime tutta la sua preoccupazione.